quando va a prendere lo stipendio non deve essere fregata da quello che, che lo sta aspettando all'angolo. Ragazzi, voi dovete essere buoni e dovete essere dalla nostra parte, quelli che la legge la rispettano. Ecco, questa è. Ai professori raccomando, per favore, dite a questi bambini che devono stare dalla nostra parte, cioè quelli che rispettano la legge. E io la rispetto e l'ho fatta rispettare per il mio lavoro che ho fatto. Ah, professore Braccio, grazie. Io sono commosso certamente ancora, perché non mi aspettavo quello che mi avete detto. No, no, i bambini sono stati carissimi, belli, sono stati davanti a me. Grazie ai bambini che veramente mi avete portato una felicità immensa. Sì, è vero che io anche in questo giorno, specialmente in questo giorno, è vero che penso ai miei compagni, perché guardate, quando si fa la guerra la patria chiama i soldati che vanno a fare la guerra. E allora uno, diciamo, gli viene insegnato lì, diciamo, poi c'è la branda, c'è la cucina, ci sono i cuochi, ci portano da mangiare, i partigiani no. I partigiani non hanno né cuoco, né cucina, né niente. I partigiani dormivano, abbiamo dormito nella paglia, insieme ai compagni che la notte magari andavamo a fare qualche lavoretto, aspettando i tedeschi che passassero, e il giorno magari dormivamo. Ma i miei compagni, che con i quali io ho dormito e ho mangiato insieme, li ho perduti tutti quanti fucilati, dormivamo insieme, eh? Ed è brutto così, guardate, è una cosa terribile, tutti quei fucilati da quelle bestie e quei criminali che assetati di sangue non aspettavano che uno era morto, non si accontentavano perché dovevano fare là. Capite cosa abbiamo passato noi? E voi non dovete passare questo. Vi abbraccio. Grazie.